perché ha centrato uno degli obiettivi del 2017, aver messo personale, per quello che io confido possa arrivare, con le assunzioni che mancano, e attraverso il personale che poi che si è imposto quanto piano migliorare alcuni servizi che prima abbiamo su a metà del tempo, la stessa cosa può venire per il personale, mi veniva e il personale si intende anche quello del distretto, cioè non è che il personale noi oggi e sempre ci concentriamo nella testa sulla parte ospedaliera, ma quando parliamo di personale parliamo anche di personale del territorio, da investimento in personale e anche in territorio. Per esempio c'è dopo tanti anni molto teso il concorso per gli psicologi che erano quasi tutti precari, molti precari soprattutto di lungo periodo, lunghissimo periodo. Quindi quando parliamo di personale parliamo di tutto il personale, ospedale, distretto e territorio generale. È evidente che il primo ad arrivare non è tanto un discorso su ulteriori quote per il privato, per l'imprenditore, è investimento sul pubblico quello che sta facendo. Cioè, quello che materialmente abbiamo fatto fino al 2016, continueremo inizio 2017, e i riflessi che dà è sanità pubblica. E l'idea è quella di spingere le strutture al massimo della loro potenzialità e capacità, perché a quel punto vediamo quello che ci manca e che deve essere integrato per dare risposte ai cittadini, mica per altre ragioni. Che già oggi, non trovando risposte al territorio, dovranno prendere oltre il confine di volo e per più della metà di sanità privata. Oggi, cioè 2016, 2015, non è che stiamo inventando una sanità privata che non c'è. C'è, sta dall'altra parte di tavolo e ha una quantità di prestazioni importanti che un cittadino non ha trovato probabilmente nel nostro territorio. Allora, l'incremento del personale, la risposta sul pubblico, quando parte anche no, per me anche no, per Santa Croce, Sassolatore, Murale. Dentro questo sistema di infrastrutture significa quindi spingere al massimo l'attività pubblica proprio per andare a evolvere la quota di attività passiva e dare i servizi di qualità all'interno del territorio. Quindi vale per la parte ospedaliera, vale per la parte territoriale, quindi vale anche per lo psicologo del consultorio che ha necessità di essere un servizio di comunità. Dentro questa prospettiva, dentro questo lavoro, dentro questo obiettivo, che è logico che noi risultati oggi ancora vengono in pochi. Non è che le assunzioni fatte fino al 2016 le possiamo toccare con mano. Per quello è un lavoro che viene ancora nel 2017, ma non è che vedremo fare niente. Perché, come dicevo prima, molte strutture sono già state fatte. Molte strutture, per esempio le radiologie, sono già in grado di operare. E quindi è già partito questo lavoro. Non è un vedremo, faremo, ci sarà. È chiaro che per vedere i risultati, per scolpire questa attesa, per trovare le risposte, il tempo ci vorrà prima di arrivare. Il tema del personale, diceva prima anche la battuta di vero, nazionale, è generalizzato. Gli raccontava prima solo che in Trentino offrono al medico anche la carta, cioè dico, vieni, torna a casa, vieni qui, e non ci va. Risultato è, non ci va. Ma non è perché ha fatto chissà quale discorso, non ci va, perché oggi, in questo quadro che dicevo, con lo sblocco delle assunzioni del febbraio dell'anno scorso, dappertutto, sono state fatte, uno privilegia altre estremazioni. Ma è evidente, io sono convinto che andando avanti, man mano che si satureranno le altre risposte, noi saremo in grado di cogliere tutte le opportunità per mettere in grado le nostre strutture sanitarie di lavorare a pieno, cioè di poter svolgere proprio con il forse Brone, quello che vi ho detto è che non c'è la medicina per tutti, ma il fatto che non ci sia medicina per tutti mica significa che non si fanno attività. Io per forse Brone in particolare sono molto interessato a una cosa che lui ha detto nell'introduzione, perché è una cosa relativa, ovvero la normativa che Regione Marche non c'è mai stata sulle sperimentazioni. È una cosa interessante, è un po' come è nato allora Montefeltro Salute, attraverso
per integrare i servizi. E c'è la possibilità quindi di, ad esempio, allungare il tempo macchina anche nelle strutture dove abbiamo le tecnologie che vengono utilizzate magari poche ore, attraverso un accordo fatto con i privati, che quindi utilizza strutture pubbliche per poter incrementare l'offerta. Sono forme che si possono fare solo con le sperimentazioni e, ad esempio, uno può ritagliare una crescita di servizi anche attraverso queste forme. C'è quella di fondo. Abbiamo una struttura, è una struttura molto bella, ben fatta, eccetera. Ci accorgiamo cose che da un certo punto in poi, per quanto tu hai messo tutto il personale previsto, finisce l'attività. Ed è un peccato utilizzare tecnologie sparse che diventano servizi per la comunità. Con, sempre faccio un altro esempio su questo territorio, con i medici di medicina generale, molti medici di medicina generale sono anche specialisti. E una sperimentazione che stanno proponendo è quella di poter fare all'interno di strutture, uno può candidare benissimo, no? Come dicevo prima, dove sono spazi di qualità, in realtà questo si può fare. Una presenza che tiene insieme il medico, il quarto medico di medicina generale, ma anche come specialista. È una cosa interessante perché può ampliare il ventaglio dell'offerta dei servizi integrando questa struttura. Ho fatto degli esempi, però per dire che non è che finisce l'investimento laddove non c'è l'ospedale, se no, magari la sanità sono gli ospedali e il deserto attorno. Era solo la distinzione fra gli acuti e non acuti per completare un po' anche il ragionamento che appunto la sanità vive dell'integrazione per questi momenti, e servono tutti e due, e sono importanti tutti e due. Non possiamo sempre pensare che è importante solo la fase acuta gli investimenti testimoniano le volontà. Nell'ospedale di Cagni, nel programma, c'è un investimento strutturale di 200.000 euro che si avviene a prestiti, si conviene per gli spazi che servono a sistemare specialità. Gli dicevo che quello che ho detto sia ai sindaci, sia alla Santa di Sesto Corrado, il fatto di avere una struttura che integra una parte pubblica e una parte privata, uno con la vocazione territoriale, l'altra con la vocazione della medicina per tutti, ci permette nel voler scegliere quali servizi si vogliono potenziare, avere, ottenere, il mix che uno ritiene più opportuno anche rispetto a quello che fa bisogno. Fa bisogno di piani regolatori, Massimo Seri, quando viene fatto l'ultimo piano preso, adesso una grande lettura fa bisogno, coinvolgono tutte le categorie, tagliavano per metà le richieste, dovevano servire per 10 anni dopo, ancora credo di quelle previsioni non sia stata fatta una. Quindi l'analisi del fabbisogno della pianificazione è sempre molto relativa. In sanità in realtà si è sempre fatto, quello che cambia è le tecnologie che oggi hai, che non avevi neanche a disposizione 10 anni fa, 5 anni fa, ma non tanto come tecnologie elettroniche che ci sono dagli anni 80, ma quanto rete, rete integrato, big data, analisi del valore anche su una scala molto ampia. Cosa fa di fatto il famoso Google Maps? Cosa fa? Studia i comportamenti di ognuno di noi che con telefonino sono collegati da rete. Quindi è in grado di analizzare quello che fanno tutti quelli che hanno, io sono Android, ho Google Maps, tu sai, diciamo Google, sai ogni momento dove sono. E analizzando questi comportamenti analizza il sistema. E lì il salto di qualità, quindi l'analisi del dato si è sempre fatto, ogni piano sanitario parte dall'analisi del fabbisogno. Oggi ha degli strumenti molto più raffinati, sofisticati, precisi, interallacciabili, però devono ancora del dato ancora più forte, ancora più efficace. Questo è il salto di qualità dal punto di vista dell'analisi del dato. Solo tentativo è sempre stato fatto, poi non sempre preso, qua perché l'avevo preso, quindi diciamo non ci ha preso appieno sulla disponibilità sugli obiettivi. Cosa voglio dire? Voglio dire che abbiamo di fronte un anno importante che deve cambiare quell'opinione che molti di voi giustamente hanno rappresentato, mica anche se un passo storico, quello della brioche di Antonietta, sapete, un passo storico. Lei non disse mai la frase mangino le brioche, è un falso. Sono stati quelli che le hanno tagliato la testa, che hanno messo in giro questa falsa notizia per discreditare.
militare, poi sulla principessa pure strana. Quindi è un passo storico. Però noi non è che non vediamo problemi, né difficoltà, né ragionere, tutto il resto. Per quello dico che è un anno particolare, perché ci mettiamo nelle condizioni, non dico su tutto, ma su molti versanti, di poter andare a cambiare quell'opinione. L'assetto che il sistema si è dato permette poi di aprire anche temi che oggi sono stati più volte da voi sollevati. Quindi è una lettura che vede tutte le criticità, ma che si rende conto anche che possiamo finalmente mettere in campo delle iniziative che fino a ieri era impossibile. La partecipazione al motivo sanitario, come ho detto, la partecipazione è un elemento che con naturale allo sviluppo del piano, quindi chi vuole promuovere all'interno del piano sanitario visioni diverse rispetto a quello che oggi viene previsto, sarà l'obiettivo delle azioni e della realizzazione di quest'anno e trova lì dentro delle opportunità di giudizio di poter quindi intervenire, vedere i dati per intero, analizzare le conseguenze, valutare come utilizzare al meglio il sistema. L'altra metà del cielo è quello del vecchio piano sanitario, che siccome attraverso questa occasione l'opportunità che abbiamo di avere risorse, tutto sconfitto nel prevanno, anche valutando insieme, se riteniamo che dentro quel piano, nei contenuti che abbiamo già dichiarato, ci sia la possibilità per entrare, ben venga un confronto ulteriore e successivo. Ricordo di nuovo al sindaco di Gustavrone che l'ospedale unico di Area Vasta non è una pianta, ma è un vino ferro, quello è l'ospedale unico di Area Vasta. L'altra è la vetta ospedaliera, è Area Vasta geograficamente intesa, ma Area Vasta organizzativamente intesa è un'altra cosa. E l'ospedale è già unico come azienda Marche Nord, è un'azienda sola, vive sui presidi, e quindi l'obiettivo non è dire faccio l'ospedale unico, è già unico, lo metto in un solo presidio. Però dalle parole che avete ascoltato, l'aumento di produzione, di risposte, eccetera, c'è anche nei tre presidi, non è che l'azienda, non è che se non sta in un presidio non lavora, non cammina, si è messo in condizione, non può utilizzare tecnologie più avanzate per la risposta in maggiore qualità. È chiaro che il vantaggio di stare con il composto prima di tutto dei cittadini. Io penso che quel poveretto che viene caricato dalla chirurgia da una parte per essere portato nella medicina dell'altra e tornare. Il disagio prima di tutto ce l'ha il cittadino, non è che è una cosa iperumana, che dovendosi spostare da una parte all'altra, fare una terapia, va a fare una visita, un controllo, un'analisi, di medicina lombarda, una paglia, poi torna a San Salvatore, poi va per un periodo più lungo nella medicina fatta. Questa è una cosa che non, dico dal punto di vista del rapporto con le persone non funziona. Poi ci sono tante altre ragioni per fare investimenti, organizzative, qualitative, eccetera. Però si valuta anche di funzionamenti molto umani, molto elementari, ma l'infrastruttura di per sé oggi l'azienda lavora su presidi, ma produce le risposte, mette in atto le medici, mette in atto tante iniziative, tante attività. A livello nazionale, come ho detto, è evidente che noi stiamo nelle riforme dentro le direttive che dobbiamo seguire sulle scelte nazionali. È logico che se le nazionali cambiano risorse, indicazioni, direttive, anche noi dobbiamo adeguarci a quello che è questo cambiamento. La forza sta nel tenere insieme gli studi dei cittadini e dover portare determinate cose. È evidente che dovessero arrivare indicazioni completamente nuove e diverse, uno si adeguerà in termini di sistema a quello che verrà. Stando dentro questo quadro di regole, che facciamo conseguentemente, diamo le regole e cerchiamo di organizzare. Quindi questo è l'impegno a questo. E chiedo consiglianza di rimanere perché il sindaco di Palermo lo vorrebbe.